Bene, ci siamo. Allora, il primo preambolo che volevo fare era questo. A giugno avevamo fatto un'attività proprio legata al regolamento generale della protezione dei dati, era un webinar anche in quel caso, assolutamente molto generale, che riguardava tutto quello che era arrivato tramite il garante a un punto abbastanza avanzato nell'adozione del regolamento. Quindi quel webinar che poi ritrovate all'interno della nostra pagina di YouTube, poi vi linkerò successivamente, era il prequel di quello che comincia oggi. Oggi comincia una serie di webinar in cui andremo a vedere mese per mese come i vari brand che Alias fornisce a livello della propria offerta commerciale possono aiutarvi nella gestione della conformità al regolamento generale della protezione dei dati da parte dei vostri clienti, nei confronti dei vostri clienti. Una timeline veloce, il Regolamento Generale della Protezione dei Dati parte come proposta nel 2012, l'agreement, quindi aiutami ogni tanto. L'accordo è stato preso nella primavera del 2014 tra tutti i 28 paesi, a quel tempo c'era ancora l'Inghilterra ovviamente all'interno dell'Unione Europea. Il 2016 è entrato nella fase implementativa, quindi con il maggio del 2016 è iniziata la fase implementativa che si concluderà il 28 maggio del 2018 con l'adozione quindi completa del regolamento all'interno della legislazione. Ricordandovi che è un regolamento, quindi è immediatamente operativo all'interno della legislazione di ciascun paese membro dell'Unione. Precedentemente noi, e anzi precedentemente, fino a quella data di maggio, sarà in vigore il regolamento sulla protezione della privacy, che invece nasce da una direttiva europea e quindi quella ha dato origine a cascata, un'adozione della direttiva in tutti i paesi e quindi a 28 legislazioni differenti per quanto riguarda il termine della protezione dei dati. Ricordandomi velocemente, dato personale e trattamento. Il dato personale è qualsiasi informazione può andare a riguardare una persona fisica, identificata o identificabile. Una persona fisica è considerata identificabile quando può essere identificata direttamente o indirettamente con il nome, con il numero di identificazione, con dati relativi all'ubicazione, con un identificativo online, con la propria email, col proprio numero di telefono, eccetera. Il trattamento invece è qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con l'ausilio di processi automatizzati, ad esempio, quindi tutto quello che è il trattamento dei dati online applicati ai dati personali. Quindi dati personali o insieme dei dati personali, come possono essere ad esempio la raccolta, la registrazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, la cancellazione anche dello stesso dato che viene appunto gestito dal trattamento. E con il Regolamento Generale della Protezione dei Dati vengono messi in assoluta evidenza, quindi resi in maniera esplicita, quelli che sono i diritti degli interessati, che sono il diritto d'accesso, quindi il diritto d'accesso ai dati da remoto in modo sicuro, il diritto alla cancellazione, dove in questo caso con il GDPR è un obbligo assolutamente rinforzato. E consente quindi ad un utente di chiedere di cancellare i propri dati, compresi qualsiasi link, copia o riproduzione di quei dati che vengano conservati da chi li ha raccolti, ma anche da chi li sta trattando. Come ad esempio, un altro diritto importante è il diritto alla limitazione del trattamento, quindi la possibilità per un interessato al trattamento dei dati personali di poter chiedere che, ad esempio in caso di violazione, in caso di necessità di rettifica di alcuni dati, quel dato venga contrassegnato come ad esempio non visibile. E l'ultimo è il diritto alla portabilità dei dati, quindi la capacità di poter trasferire in maniera semplice e strutturata, quindi con formati elettronici che siano universalmente riconosciuti, i dati da un gestore, o da un gestore del trattamento a un altro gestore del trattamento dei dati. Quindi il modo strutturato è diventato carattere fondamentale di questo tipo di informazione.
Quello su cui noi abbiamo già insistito nella volta precedente che vi riporto sono poi l'articolo 30, poi l'articolo 32, dove vengono indicate quelle che sono le misure di sicurezza legate al regolamento di protezione dei dati, che sono misure esplicite. Sono quelli di carattere più di sicurezza del dato, quindi magari come brand di riferimento più su Sonical, ad esempio, o su strumenti che fanno cifratura di informazioni. Dopo vedremo anche con Paolo che ci sono anche soluzioni di Tumblr che garantiscono questo tipo di soluzione. Quello che ci interessa noi invece oggi sono due funzionalità principali, due misure di sicurezza fondamentali, che sono la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità. Okay. La resilienza dei sistemi dei servizi di trattamento, quindi soluzione di disaster recovery distribuito nel nostro caso, e la capacità ovviamente di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico-tecnico. Questi sono i due elementi su cui abbiamo poi introdotto quello che è Tamber Data nel nostro processo di informazione sui brand legati al GDPR. Oggi quindi è la volta di Tamber Data e la prossima volta abbiamo tutta l'altra serie di brand. E lascio quindi la parola a Paolo adesso, intanto vi ringrazio. Allora, un attimo che chiudo qua. Eccoci. Adesso dovresti averla aperta tu in presentazione. Sì, presentation, apri qua. Dice. Dice. Riprendo un attimo io e la facciamo ripartire da qua la presentazione di Paolo. Ok, buongiorno a tutti anche da parte mia, quindi spero mi sentiate correttamente. Come diceva Enzo, appunto, sono il responsabile per il canale commerciale di Overland Tamberg in Italia. E vediamo, faremo una breve carrellata appunto di quello che sono, di quello che è, diciamo, la presentazione, il portfolio delle soluzioni Overland Tamberg per il GDPR. Prima di addentrarmi in quello che è per la presentazione poi tecnica, pardon, sono andato troppo indietro, non so se la vedi. Ok, una breve agenda, quindi vi spiegherò velocemente chi siamo e perché della fusione appunto Overland Tamberg. Guarderemo quelli che sono i prodotti e le soluzioni compliant, conformi al GDPR, e poi giusto un breve excursus a quello che è appunto il partner program. Come avete visto, appunto, Overland Tamberg è sostanzialmente la fusione di due società, Overland Storage e Tamber Data, avvenuta a gennaio del 2014 e che durante il 2017 appunto hanno deciso di creare un nuovo brand, quindi Overland Tamberg appunto, per presentarsi al mercato come un'unica azienda. In realtà poi Overland Tamberg è presente all'interno di un gruppo un po' più grande che si chiama Sphere 3D e di cui fa parte anche un'altra società appunto che si chiama HV Connections. Le due, diciamo, aziende sono divise per segmento di prodotti. In particolare Overland Tamberg si occupa della parte storage, quindi tutta la parte di backup, disaster recovery, soluzioni per l'archiviazione dei dati piuttosto che business continuity, mentre HV si occupa della parte un po' più
della parte, diciamo, di virtualizzazione, quindi con soluzioni per la virtualizzazione applicativa e soluzioni appunto per la virtualizzazione desktop, oltre che ovviamente iperconvergenza e via dicendo. Quindi ciò che, diciamo, però tratteremo quest'oggi è la parte appunto di Overland Amberg, quindi con le soluzioni lato storage, quindi lato archiviazione del dato. In questa slide successiva, appunto, potete vedere quelle che sono tutte le varie soluzioni e le possibilità che come gruppo Sphere 3D possiamo fornire. Quindi tutta la parte, diciamo, di blocchi per il data center. La presenza, ovviamente, anche con la fusione delle aziende è diventata estremamente capillare. Per l'Europa abbiamo come headquarter in Germania, a Dortmund, mentre per l'America rimane appunto quello di San Diego e San José di Overland Storage, quindi, e poi abbiamo uffici ovviamente commerciali in Giappone, in Singapore, in Canada e via dicendo, e la fabbrica di produzione ovviamente in Cina. Io in Italia appunto sono basato in home office, quindi non abbiamo un ufficio commerciale, quindi siamo a disposizione basandoci ovviamente attraverso i distributori piuttosto che incontrando voi partner appunto sul territorio. Come dicevo prima, Overland Amberg è la fusione di due società, Overland Storage e Tamber Data, che come vedete anche da questa slide non si vede molto bene, ma ve lo riassumo io. Sostanzialmente Tamber Data è un'azienda che è sul mercato dal 1970, mentre Overland Storage dal 1980. Quindi abbiamo due aziende che stanno facendo e hanno fatto la storia, diciamo, del mondo IT. Tamber Data in Europa molto più conosciuta, quindi sulla parte di tape famosa per gli SLR piuttosto che per tutte le soluzioni che venivano aggiunte agli IBM S400, mentre Overland Storage è molto più conosciuta in America, quindi sempre sulla parte appunto di tape. Qui vedete alcune date, quelle che sono significative per appunto l'evoluzione dei prodotti o l'inserimento di nuove soluzioni sul mercato. In questa slide invece avete sostanzialmente quello che possiamo riassumere il nostro portfolio di prodotti in tre grandi categorie: le soluzioni RDX, le soluzioni NeoSeries e le soluzioni appunto SnapServer. Ognuna di queste ha una sua peculiarità, in particolare ad esempio RDX come soluzioni per l'utilizzo per backup, recovery, business continuity e archiviazione anche. Le NeoSeries, quindi le soluzioni tape, quindi per l'archiviazione del dato, e gli SnapServer appunto per la condivisione per le applicazioni enterprise, quindi delle soluzioni NAS in questo senso, che permettono di differenziarci magari rispetto a quello che è sono i quelli che sono i riferimenti del mercato in questo senso. Quindi, riassumendo, Overland Amberg appunto è la fusione delle due aziende che ci porta ad avere una copertura capillare globale, quindi in oltre 90 nazioni, circa 87 brevetti confermati e 37 in fase di approvazione, tecnologie installate nel mondo, quindi circa 1 milione di installazioni e oltre 30 anni appunto di leadership dal punto di vista tecnologico. Guardiamo quelle che sono le soluzioni RDX, magari alcuni di voi già le conoscono, e quelle che sono poi le ragioni per failure, per guasti anche di data center. In questo caso questa è una ricerca appunto effettuata nel 2016, e vedete quelle che sono le percentuali che portano poi ad un guasto all'interno di un data center, sia che sia privato che pubblico. In particolare, vediamo al 22% cybercrime, quindi quello che poi riporta anche alla GDPR, quindi protezione del dato da eventuali attacchi esterni, piuttosto che problemi appunto di corrente elettrica, quindi appunto riuscire a recuperare il dato in questo senso. E dopodiché diamo le ragioni appunto per la perdita dei dati. Quindi, quali sono i motivi per la perdita di questi dati e
Vediamo che su questa ricerca, se non sbaglio, di Zurich Insurance del 2016, l'errore umano è quello che fa la fa da padrone. Quindi, spesso, parliamo di cybercrime piuttosto che problemi hardware, ma in realtà poi, tutto è legato a una gestione umana non corretta. Quindi, tornando al nostro discorso RDX, RDX è uno standard rimovibile, e poi abbiamo una slide che è quella successiva che mi permette di capire come è fisicamente fatta la soluzione. È uno standard appunto dal 2006 ed è una soluzione estremamente semplice da utilizzare, pensata per il mondo aziendale, addirittura plug and play, possiamo chiamarla così, quindi per appunto per il business, per le aziende che vanno dalla small medium, dalla piccola media impresa fino all'enterprise distribuita, e poi magari vi darò alcuni esempi di possibili applicazioni in questo senso. Cos'è RDX? La combinazione di due tecnologie, la tecnologia del nastro e del disco. Del nastro perché sostanzialmente abbiamo una cartuccia quindi rimovibile, trasportabile, di lunga durata, robusta e di basso costo, e i benefici del disco, perché all'interno di questa cartuccia non abbiamo più un nastro, ma un hard disk da 2,5 pollici piuttosto che degli SSD, quindi con l'evoluzione abbiamo inserito anche questa possibilità, e quindi mantenendo un hard disk protetto all'interno di questa cartuccia possiamo beneficiare di tutte quelle che sono le prestazioni di un disco. Quindi da questo punto di vista abbiamo una soluzione estremamente interessante. Una soluzione che, come ho detto, nasce nel 2006, appunto, e che è di proprietà di Overland Amber dal 2011. Ad oggi sono più di 900.000 le aziende che ci hanno scelto nel mondo per la tecnologia RDX, e ad oggi abbiamo spedito più di 3 milioni di cartucce per un totale di circa 1,5 exabyte di capacità. La cosa interessante è che c'è una varietà di aziende che ci hanno scelto veramente importante, quindi dall'ambito ospedaliero piuttosto che nelle piccole e medie imprese, piuttosto che notai o piccoli uffici, commercialisti e via dicendo, ma anche aziende enterprise. Porto sempre un esempio che è quello di Ferrero, che utilizza le nostre soluzioni nel reparto marketing e grafica per spostare grossi file o grosse dimensioni di file da una postazione all'altra con le soluzioni RDX. Diciamo che le maggiori applicazioni dell'RDX sono appunto lo storage, il backup e l'archiviazione. Lo storage, quindi, per la condivisione dei dati, per la mobilità del dato, la sua distribuzione, e quindi torniamo anche al discorso del GDPR, piuttosto che l'automazione, quindi in caso di backup, quindi possibilità di fare media rotation e via dicendo, o protezione offsite, piuttosto che archiviazione, quindi c'è il vaulting, diciamo, delle cartucce, l'archiviazione a lungo termine, la conformità con l'archiviazione del dato, quindi con cartucce di tipo WORM, e poi entriamo magari nel dettaglio, e così via. Chi dovrebbe utilizzare le soluzioni RDX? Ma sostanzialmente le aziende più disparate, quindi come dicevo prima, dallo small office fino alle aziende di piccole dimensioni, di medie dimensioni, ma anche appunto l'enterprise a questo punto di vista. Chi lo sta già usando? Diverse aziende in diversi settori. Il portfolio delle soluzioni RDX si compone di sostanzialmente prodotti singoli, quindi stand-alone. Vedete qui all'interno della slide, nella prima cella, le soluzioni Quick Store, che possono essere di due tipi, interni e esterni. Quelli interni possono essere installati all'interno appunto di PC, server e via dicendo, e esistono in form factor da 5 pollici 25 e da 3 pollici e mezzo, con interfacce SATA 3 o USB, mentre la versione esterna è solamente in USB 3 Plus, quindi autoalimentata attraverso la porta USB.
Al centro vediamo le soluzioni Quick Station che ci permettono di automatizzare di più la gestione, diciamo, del salvataggio del dato, in particolare la soluzione Quick Station 4 che è la più recente e la soluzione appunto Quick Station 8. Entrambe essendo soluzioni dirette in questo senso possono ci permettono di essere integrate all'interno di ambienti fisici e ambienti virtuali. Quindi abbiamo questa possibilità. A destra poi vediamo quelle che sono le cartucce e alcuni accessori come ad esempio il quad pack, che è un rack che permette di alloggiare fino a 4 RDX USB 3 esterni. Delle soluzioni Quick Station, la cosa interessante è che possono essere configurate in diverse modalità. Ad esempio, la Quick Station 4 può essere configurata come 4 target RDX singoli oppure come 4 dischi singoli, come volume logico, piuttosto che come volume logico col fault tolerance, per cui abbiamo sostanzialmente una sorta di RAID, diciamo così, quindi andiamo a proteggere, diciamo, nel caso, il dato nel caso in cui una di queste 4 cartucce si guasti. Oppure abbiamo la possibilità di configurarla come un drive e 4 cartucce. In questo caso la gestione è ovviamente implementata dal software di backup che poi andrà a gestire, diciamo, la rotazione delle cartucce. La versione 8, invece, che è quella in basso, si differenzia sostanzialmente dalla 4 per avere le stesse funzionalità moltiplicate per 2, ed inoltre la possibilità di essere gestita come emulazione di una libreria a nastro, quindi con la possibilità appunto di gestire ovviamente di essere gestita come fosse una tape library. Per quanto riguarda invece appunto le cartucce, le loro capacità vanno dai 500 giga ai 4 tera, passando per 1, 2 e 3. Entro la fine dell'anno, i primi mesi del 2018, dovrebbe uscire la versione da 5 tera, quindi segue quello che è il passo sostanzialmente degli hard disk da 2 pollici e mezzo in questo senso. Mentre per la parte SSD dovrebbe uscire entro l'anno o i primi mesi del 2018, anche in questo caso, la versione da 1 tera. Una cosa che non ho detto, che riguarda la garanzia dei prodotti e quindi è che sono garantiti per 3 anni con sostituzione anticipata, con la possibilità eventualmente di estendere le librerie anche con dei servizi on-site. La soluzione RDX vi permette appunto di proteggere l'investimento e quindi di proteggere anche, diciamo, il dato nel lungo periodo, quindi ritornando al GDPR, quindi su dispositivi che appunto mantengano una compatibilità nel lungo periodo. In questo caso con le soluzioni RDX è possibile farlo. Siamo al decimo anno di attività delle soluzioni, sì, di produzione degli RDX e le soluzioni nate nel 2006 sono compatibili ad oggi con quelle nate nel 2016 o nel 2017 e viceversa, quindi una protezione anche nel lungo periodo. Sempre riguardante al GDPR, le soluzioni RDX possono utilizzare il RCE, che è sostanzialmente un software di crittografia gratuito, scaricabile attraverso il nostro portale, che vi permette in questo caso appunto di andare a gestire la crittografia dei dati all'interno appunto delle cartucce, sia sulle versioni singole che sulle versioni ovviamente Quick Station, quindi sulle versioni che ha libreria ad automazione. Abbiamo parlato prima di Worm, quindi anche in questo caso
ci ritorna il discorso del GDPR, quindi abbiamo la possibilità di fornire delle cartucce WORM, quindi scrivibili una volta sola e leggibili molteplici volte, quindi in questo caso potrebbe essere anche non solo per il GDPR, ma anche per la fatturazione elettronica, ad esempio, quindi della possibilità di conservare poi il dato nel lungo periodo. E in questo caso abbiamo delle cartucce che hanno la possibilità appunto di essere scritte una volta e lette molteplici volte. Sì, esatto, per l'integrità appunto del dato. Vi porto degli esempi anche di alcuni clienti che non lo utilizzano per questo caso per il GDPR, ma anche per altre attività. Abbiamo alcuni partner che le utilizzano per la registrazione di intercettazioni audio, video e via dicendo, piuttosto che alcuni che lo utilizzano per il salvataggio di file PACS, quindi per la radiografie, ecografie e via dicendo. Quindi, che ovviamente hanno dei volumi importanti e la necessità di essere salvati nel dato sensibile, ovviamente, e necessità di essere conservati nel lungo periodo. Sempre relativa ovviamente alle WORM che ho già anticipato precedentemente. E direi che per non andare troppo oltre e non mettere troppa carne al fuoco sulla parte RDX, passiamo invece alla parte NeoSeries, quindi alla famiglia delle soluzioni a nastro in questo senso. IDC appunto prevede che entro appunto con uno studio del 2015 scusate, non prevede, ma ha effettuato appunto un test nel 2015 dove ha verificato appunto che oltre il 53% delle aziende ha risparmiato oltre 1 milione di dollari archiviando i propri dati su tape. Questo dato dovrebbe aumentare nei prossimi anni, proprio perché ovviamente l'esplosione dei dati, si parla di 44 zettabyte di dati, se non ricordo male, entro il 2020, porterà ovviamente a archiviare questi dati su dei supporti ovviamente economici come possono essere le soluzioni tape. Mi dimentico di andare avanti. E in questo senso appunto torna ovviamente comodo, ci tornano comodo le soluzioni tape proprio per essere conformi a quello che è la normativa sempre sul regolamento GDPR. Le soluzioni tape hanno alcune particolarità da questo punto di vista, anche se hanno la possibilità di sfruttare delle cartucce WORM e anche di sfruttare la crittografia dei dati in questo senso. Quindi è possibile proteggere da questo punto di vista e mantenere un'integrità del dato. Come vi dicevo prima, rispetto ad soluzioni cloud, abbiamo effettuato questo studio e nel medio periodo, diciamo così, quindi nei 5 anni di utilizzo, una soluzione tape è molto più economica rispetto a sfruttare il cloud piuttosto che avere una soluzione a dischi interna appunto per salvare appunto i propri dati, archiviare i propri dati. Quindi il vantaggio da questo punto di vista è enorme. Basti pensare che effettivamente fino a alcuni anni fa, diciamo 5-10 anni fa, le soluzioni tape erano l'unico supporto su cui effettivamente venivano salvati i dati. Poi, sorpassate da miglioramento delle prestazioni dei dischi e maggiore affidabilità, ma ovviamente con questo aumentare, con questa esplosione, diciamo, dei dati, ovviamente, e necessità di archiviarli, ovviamente il tape ritorna ad essere una soluzione estremamente importante per l'archiviazione del dato. La tecnologia LTO non è una tecnologia morta, come potete vedere. Siamo attualmente alla generazione 7 e il consorzio, ovviamente, LTO ci ha portato ovviamente ad un proseguo di queste generazioni. Quindi vedete che c'è già stabilita dalla generazione 8 alla 9 e anche alla 10. Il portfolio delle soluzioni si
si riassume sostanzialmente in questa slide. Mancano i drive singoli, i tape singoli, ma ovviamente sono anch'essi presenti all'interno del nostro portafoglio. E come vedete, con la tecnologia LTO7, che è quella più capiente ovviamente, ad oggi riusciamo a coprire con le nostre soluzioni in compresso, ovviamente, in capacità compressa, dai 120 tera della piccola storage loader, quindi la prima nell'elenco, fino ai 15 peta della Neo 8000E, che ci permette di alloggiare fino ad un migliaio di cartucce, fino ad un migliaio di tape media all'interno di due rack da 42 unità. Quindi queste sono un po' le soluzioni dal punto di vista del tape. Come ho detto prima, tutte le generazioni, faccio uno step indietro sul portfolio, sulla slide relativa al consorzio Ultrium, e come potete vedere dalla generazione 3 in poi, dalla generazione 5 in poi, ovviamente è possibile avere sia la parte di partitioning, quindi di poter suddividere le nostre librerie virtualmente, piuttosto che avere l'encryption, quindi la crittografia, e anche delle cartucce, appunto, come dicevo prima, Worm. Quindi dalla generazione 5 in poi abbiamo tutte queste particolarità. Una cosa interessante che negli ultimi tempi si sta muovendo, direi discretamente, sono le soluzioni Neo Agility, che fanno sempre parte del nostro portafoglio tape. E sostanzialmente la soluzione Neo Agility ci permette di gestire l'LTFS. LTFS è sostanzialmente, sta per Linear Tape File System, ed è sostanzialmente un protocollo che permette di vedere, sostanzialmente, o far vedere dai nostri sistemi la libreria come un unico grande disco. Quindi la soluzione Neo Agility, che quindi si interpone tra la nostra rete e la libreria, quindi tra i nostri device e la libreria, sostanzialmente permette di fare il trasferimento dei dati verso la libreria in maniera ovviamente corretta, ma di presentarla ai nostri dispositivi come fosse sostanzialmente un disco. E quindi ho la possibilità di gestirla e di spostare i dati anche con un semplice drag and drop, cosa che fino a pochi anni fa con appunto i tape non era assolutamente possibile, perché era necessario ovviamente un software di backup che mi permettesse di andare appunto a scrivere i dati in maniera corretta e gestire il transfer rate. In questo caso abbiamo un appliance con un software a bordo, ovviamente calibrato in base a quelle che sono le necessità, e che ci permette appunto di andare a gestire il linear tape file system, quindi di essere vista come appunto fosse un grande disco. In questo caso abbiamo alcune installazioni, per cui in ambienti sanitari piuttosto che in ambienti tecnici, dove ovviamente c'è necessità di avere grosse quantità di dati disponibili da poter spostare in maniera molto rapida. Ho inserito questa slide all'interno della nostra presentazione proprio perché la nostra compatibilità è globale con tantissimi software di backup, quindi qui ne trovate una varietà importante da questo punto di vista. Non mi sto a dilungare troppo su quelle che sono le possibilità, l'importante è che sappiate appunto che ci sono N software di backup compatibili con le nostre soluzioni. Arriviamo così all'ultima parte della presentazione con le soluzioni SnapServer, ovvero i NAS di Overland Thunberg, che ovviamente si differenziano per alcune particolarità rispetto a quelli che sono i leader del mercato, ma prima di questo entriamo in quello che magari è appunto la configurazione delle soluzioni SnapServer, o meglio il loro posizionamento all'interno della nostra rete, quindi per sempre ovviamente essere compliant con la normativa e anche per essere ovviamente completi insieme alle altre nostre soluzioni di backup. Infatti gli SnapServer si integrano perfettamente anche con tutte le nostre soluzioni. Qui probabilmente abbiamo omesso, non è visibile forse una parte, ma
tutte le nostre soluzioni Snap Server si integrano anche con le soluzioni Tape, così come le soluzioni RDX. Quindi c'è la possibilità eventualmente di gestire backup primario, backup secondario, esportazione offline, quindi tutte le nostre soluzioni si integrano tra di loro. Alcune diciamo, caratteristiche chiave delle soluzioni Snap Server che ci possono differenziare ovviamente rispetto ai competitor in questo senso è ad esempio Dynamic Ride, quindi la possibilità di mixare drive, hard disk di diverse capacità e permettere appunto al RAID di gestirsi in maniera diversa rispetto a un RAID tradizionale, piuttosto che avere volumi dinamici che si allargano, si stringono in base alle nostre necessità. Quindi integrazione completa con l'Active Directory, piuttosto che diverse tipologie di replica dei dati, quindi in maniera eterogenea, quindi con replica su diverse piattaforme piuttosto che con replica continua, quindi per il disaster recovery, che in questo caso può essere interessante proprio per l'archiviazione del dato, scusate, per la gestione, quindi per essere compliant al GDPR, piuttosto che avere una sorta di cloud privato a bordo della soluzione. O un cloud, ovviamente una soluzione di cloud non più on-premise e in cloud, quindi con la gestione da una stessa interfaccia del NAS, piuttosto che il supporto che per noi è estremamente importante, dai piccoli RDX alle grandi librerie ai NAS, abbiamo un supporto tecnico telefonico 24x7, ma poi anche una garanzia che prevede la sostituzione anticipata fino appunto all'on-site su tutte le nostre soluzioni. E poi ovviamente l'integrazione con le soluzioni RDX, quindi collegando un RDX USB 3 ad una delle porte dei NAS, possiamo pianificare eventualmente anche il backup e ovviamente portarne fuori una copia dei dati, quindi avere per il disaster recovery. Esatto. La linea dei prodotti, adesso qua forse magari c'è un errore nella slide, ma la linea dei prodotti sostanzialmente si divide in desktop e rack, la soluzione desktop da 4 baie e soluzioni rack da 4 e 12 baie. Sì, rispetto ovviamente in termini di costi, qui stiamo su soluzioni ovviamente complete di dischi, quindi magari rispetto ai leader di mercato il paragone è un po' più difficile, però diciamo che siamo su dei costi assolutamente interessanti e che portano le soluzioni ad essere appetibili per il mercato della piccola e media impresa e anche della small enterprise. Velocemente a quello che è il nostro programma dei partner, quindi andando su overlandstorage.com/partners piuttosto che overlandtumblr.com/partners trovate appunto il nostro portale dei partner e registrandovi ovviamente potete accedere a tutti i benefici relativi al nostro portale, quindi avere webinar, partecipare a webinar piuttosto che video di integrazione, piuttosto che possibilità di gestire le deal registration e quindi di proteggere il vostro margine, quindi anche verso il cliente finale, oppure avere delle opportunità che possono venire fuori appunto da lead presi da noi attraverso degli eventi e delle fiere e quindi di essere diciamo un rivenditore autorizzato. All'interno sempre del portale poi trovate la possibilità di personalizzare delle campagne email piuttosto che avere dei white paper o delle guide di integrazione. Sono tantissime le guide di integrazione con dei software backup piuttosto che delle soluzioni di terze parti, quindi all'interno trovate veramente una miriade di opportunità da questo punto di vista per sfruttare e sf da sfruttare appunto per incrementare le vendite da questo punto di vista.
Sì, poi ho trovato alcune guide poi relative al GDPR sviluppate proprio da Overland Amber. Io vi ringrazio e ripasso il microfono a Enzo. Bene, dovreste sentirmi a me adesso. Allora, con Paolo quindi lo ringrazio per questa possibilità che ci ha dato di fare l'aggancio al discorso del regolamento di protezione dei dati con le soluzioni di backup e storage di Amber Data Overland. Se avete qualche domanda, magari, visto che anche Paolo è qua, ci può dare qualche riscontro, qualche chicca, qualche altra possibilità di interazione. Nel frattempo vi ricordo quindi che questa componente diventa fondamentale, il discorso del backup e del disaster recovery diventa una condizione must have all'interno della strada che porta a conformità al regolamento generale della protezione dei dati. Non si può più assolutamente omettere o affidarsi a situazioni fatte in casa, anche perché ovviamente all'interno del regolamento c'è tutta una componente dedicata all'auditing della conformità, per cui quei sistemi che vengono adottati per la retention dei dati, per la conservazione, per il disaster recovery, sono sistemi che vengono monitorati. Non vedo domande. Per un attimo vi lascio il microfono, anche se volete fare la voce eventualmente. Ecco, l'unica cosa, volevo ricordarvi che questo è il primo appuntamento con il mese di ottobre, in particolare il 20 di ottobre, l'appuntamento sempre per GDPR Compliancy e con Vasco Data Security per la parte di Strong Authentication e quindi autenticazione degli utenti. Bene, io vi ringrazio per la partecipazione di oggi, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima sessione. Bene, grazie. Buonasera, 7, 9, 7, 1. Siete partecipanti a 5 utili, 2 step. 13. Forse che non sia stato perché era bene. Però tutti che si sono iscritti l'ultima settimana, no? L'ultima settimana avevo mandato anche tutte le indicazioni di avere, eccetera. La cosa nasce cosa? Sempre bene fare qualcosa, intanto facciamo, l'abbiamo fatto. Sì, quello l'abbiamo registrato. C'è una registrazione, perché c'è una registrazione, prof. Stop.